Si chiama L'amore prima del mondo, il libro con le risposte del Papa alle domande dei più piccoli, e prende spunto da quella confidenza che Francesco fece lo scorso settembre durante la veglia delle famiglie a Filadelfia, a proposito del quesito che un bambino una volta gli pose: padre, ma che cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Le assicuro, I assure you, che mi costò contestare. I found real difficulty to answer the question. Y le dije lo que les digo ahora a ustedes. So I said what I'm now going to say to you. Antes de crear el mundo, before creating the world, Dios amaba. God loved. Porque Dios es amor. Because God is love. Udienza privata questo pomeriggio per presentare al Pontefice il volume edito dalla Loyola Press, la casa editrice della Compagnia di Gesù. Quella che vedete è la copertina in inglese. Lettere e domande indirizzate a Francesco e in arrivo dai bambini fra i 6 e i 13 anni di tutti i continenti. Oltre 250 le lettere vagliate con le relative domande, 31 alla fine quelle prescelte, ma tutte sono state oggi consegnate al Papa. Giovedì il volume arriva in libreria qui in Italia per i tipi del Rizzoli. Poi martedì 1 marzo nelle librerie di tutto il mondo. Un dialogo intenso, quello fra il Pontefice e i bambini, che spesso ha regalato pagine toccanti, come ad esempio nelle recenti visite alle parrocchie romane. Padre Santo, volevamo sapere cosa hai provato quando sei stato eletto Papa. Caro Papa Francesco, parlo a nome dei miei compagni della Cresima e tutti ci chiediamo, quando ce ne accorgeremo che lo Spirito Santo scenderà su di noi? Tu l'hai sentito arrivare? Se Dio perdona tutti, come mai esiste l'inferno? Anche adesso domando io. Dio perdona tutto o no? Sì! Perché Lui è buono o no? Sì! Lui è buono. Sì.